Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75, siamo qui per un prodotti finiti. Allora, ho di nuovo il borsone pieno, non è che c'è proprio tanta roba, perché è più ingombrante che altro, perché c'è, però almeno la tiro via, che così, siccome questi giorni ho sistemato tutto, ho detto almeno butto via anche questa roba qua, che poi domani c'è la plastica, così almeno metto fuori tutto quello che c'è da mettere fuori. Bene. Qui oggi finalmente non piove, ha piovuto tutta la settimana, si può dire. Però oggi è bello, ho fatto anche l'altro ieri forse, ho fatto 2 giorni, ieri pioveva di nuovo, l'altro ieri forse che non pioveva. Comunque va bene, la bici ancora niente, mi ha mandato un messaggio ieri sera e mi ha scritto che se riesce la finisce di preparare per martedì mattina, dunque. Prima ha detto, so che te ti serve per lavorare, Matteo, per andare a scuola. È stato gentilissimo, però so che hanno sempre tantissimo lavoro perché ogni volta che vai ci sono quintali di bici da aggiustare. E vabbè, infatti mi ha scritto proprio così, so che te la usi per andare a lavorare, se riesco te la preparo perché è da solo, e se riesco te la preparo per martedì mattina. Comunque, per martedì pomeriggio è pronta sicuro, sia la mia che quella del Mati. E poi vi dico, speriamo che è riuscito a mettergli lo specchietto, che è arrivato tutto, perché c'era da aspettare anche i pezzi per Matteo, perché gli ho messo lo specchietto e poi gli ho fatto mettere la luce davanti e quella dietro, così siamo più tranquilli. E niente ragazzi, niente, oggi è domenica pomeriggio, sono le 4, adesso faccio questo video, siro e poi mi faccio una doccia e non faccio più niente, perché questo fine della settimana mi sono dedicata agli armadi dentro, perché lavorando così tanto tutta la settimana, perché inizio quasi tutti i giorni alle 5 di mattina e ne ho fino a tardo pomeriggio, faccio i lavori ma sempre quelli più essenziali e dunque non questi lavori invece di più, poi io sapete che ci tengo tantissimo a avere gli armadi ordinati anche all'interno perché prima di tutto lo faccio ogni tot sempre per ricordarmi dove sono le cose, perché se tu metti via poi stai tutto un anno senza guardare più negli armadi, non ti ricordi cos'hai, invece se lo fai un po' più sovente, prima di tutto ci metti meno a pulire, perché è più facile, se no ti trovi soprattutto la cucina ragazzi, la cucina e il bagno secondo me sono quelli che vanno fatti più sovente. E così ho visto anche c'era, avevo dei vestiti che tanto non uso più, delle giacche, roba così, l'ho eliminata, l'ho messa per portare al bidone quello per aiutare i poveri. E ho fatto un bel lavoro, infatti ho fatto tutto, ho fatto anche l'armadio quello nelle scale, che così ho visto dove ho gli addobbi, li ho messi tutti vicini, e perché adesso poi ci siamo, ragazze, io inizio con lo spirito natalizio. Matti è andato in palestra e buon basta, adesso vi faccio il video, poi stiro, mi faccio una doccia, poi niente, stasera facciamo il salmone con le zucchine, dunque cena velocissima e poi si ricomincia la settimana. Tra l'altro questa settimana non lavorerò tantissimo perché due signore dove, della scorsa settimana, una era malata e una pioveva troppo e non sono andata. Allora sta settimana si aggiungono a tutti i lavori. Vabbè, iniziamo ragazzi. Allora ho finito perché l'ho svuotato. Allora praticamente ne avevo tre. Due più grossi e uno più piccolino. Quello piccolino, bidoncino, l'ho tenuto, sempre della Soft. Soft, scusatemi. L'ho tenuto perché così lo rovescio dentro. E adesso uno l'ho finito e l'altro è a metà da rimetterlo dentro. Che tra l'altro, cioè, non è che sono pieni fino in cima, ma da scordarselo. Io, secondo me, arriva a qua. Il bidone è grosso, questo qua. Qua, ecco. Non arriva più in su. Non capi, ma allora fatelo più corto. Cosa sprecate sto cartone? Vabbè, comunque questo era buono, questo era quello alla lavanda, veramente veramente buono. Sapete che io faccio un po' quello in polvere, un po' quello liquido. Uno perché me l'hanno consigliato per la lavatrice perché così non puzza, perché usando ogni tanto quello in polvere pulisce anche la lavatrice. E poi veramente perché cambiare secondo me è importante. Adesso mi sono accorta che l'asciugatrice fa un rumore strano, ma non ho capito se magari devo pulire il filtro, cioè il filtro, quello dell'aria, la ventola dove gira l'aria, però quella non so come si fa smontare, devo ragionarci su. Un sabato e una domenica mi metterò a far quella. Vabbè,
Poi ho finito, ma perché le ho rovesciate? Io ho un contenitore sotto il lavandino dove metto dentro le capsule, quelle per la lavastoviglie. E vabbè, non si chiamano capsule, queste si chiamano tabs, ma io le chiamo capsule, abituatevi. Queste qua sono quelle che avevo preso sempre al Ticotà. Buone, soltanto che cosa sono fatte? Sono nella cellophane, tu lo devi aprirlo. Allora, io cosa ho fatto? Perché sennò, quando te le tocchi, si inumidiscono e poi si rovinano. Allora, le ho tolte, queste qua che sono nella plastica, così sono più comode, da prendere, ci metto meno. E l'ho finita e l'ho rovesciata tutta dentro. Poi, cioè, non li ho finiti, li ho messi nella scatola di quegli altri, che così almeno ho tolto una scatola dall'armadio. Lo Swiffer, quello 3D. Allora, io ne ho usato uno fino adesso. Ragazzi, io mi trovo benissimo, ma io ve l'ho già detto che se devo scegliere, allora, un conto è usare stracci, straccettini, calze, calzettine, ho letto di tutto e ci sta. Perché uno dice: io non voglio spendere soldi in questi piumini, preferisco usare le cose che ho in casa. Va benissimo. Ma nella scelta fra i piumini non è vero, io ho letto che tante persone mi hanno scritto che quelli di sottomarca sono buoni uguali, non è vero, non è vero. Poi, almeno per come sono abituata io a pulire, non è vero. Poi le altre, per me, possono fare tutti come vogliono, però dire che quelli di sottomarca sono paragonabili a lui, no, al Swiffer no, mai. Io li ho usati tutti, li ho provati tutti, perché io sono una persona che prova perché vuol vedere con i suoi occhi. Io vi garantisco che non è la stessa cosa. Se tu passi un piumino di quelli, la polvere vola via. Con questi la polvere non vola via. Ho provato mille volte, ho guardato, cattura più polvere, perché ti accorgi, se io passo con uno di quelli di sottomarca, la sposta come qualsiasi cosa. Questo la cattura. Dunque io non cambio idea. Lo Swiffer ne uso meno perché io lo uso fin quando è veramente sporco, però io se devo prendere il piumino prendo lo Swiffer, se no ne faccio a meno, allora uso lo straccio o tutti gli altri sistemi che si possono usare. Ma se devo scegliere è lo Swiffer. E questo qua in 3D io lo consiglio perché da tutte e due le parti pulisce, dunque, cioè da tutti e quattro i lati. Dunque, veramente lo usi di più, perché l'altro invece era solo il lato esterno, il lato interno no, perché dentro era plastificato. Invece questo qua adesso è tutto, da tutti i lati al piumino, e secondo me è veramente comodo. Poi io lo uso prima, allora, io lo infilo nella sua bacchettina. Poi cosa faccio qua? Perché la parte che si sporca di più è la punta, per intenderci. Cosa faccio? Quando la vedo che la punta è sporca, lo prendo, lo giro e lo rinfilo dall'altra parte e lo uso anche di lì. Io mi trovo benissimo e non cambio idea. Non la trovo questa gran spesa che va a incidere così tanto sulla mia vita. Ho finito, ne ho ancora due, delle Bravo, perché io le uso pochissime queste, le uso proprio solo quando ho, per esempio, pulito bene le griglie del forno, che l'altro giorno abbiamo fatto le castagne e ne è scoppiata una a macello, ragazze. Adesso ce ne ho ancora lì da fare, ma mi viene il terrore. Adesso magari quelle le faccio, ma le faccio nella friggitrice ad aria stasera. E ho finito un'altra scatola, adesso ne ho ancora due. E queste sono veramente buone, sulle griglie, nel forno. Vabbè, io il forno ho la pulizia quella pirolitica, dunque non mi interessa perché me lo strappo. Pulisce bene, io ero malfidente, non credevo che fosse così buono. Quel forno invece è veramente buono. Sono stracontenta della scelta che ho fatto. E queste spugnette qua veramente sono buone. Anche il fondo delle pentole, sapete, il dietro delle pentole le fa tornare bellissime, le pentole, quelle le fa venire spettacolari e mi piace proprio tanto, veramente. Peccato che si consuma velocemente. Poi cosa ho finito? Cosa ho finito? Ah, queste erano, sapete, per Halloween avevo preso i piattini, i bicchieri, i tovaglioli. Le ho tolti perché le ho messi in un sacchetto, quelli che sono rimasti per il prossimo anno, e la carta la buttiamo. Poi cosa ho finito? L'ammorbidente. Allora, l'ammorbidente ne avevo presi due grossi, uno alla vaniglia e questo qua invece al fiorito. Questo qua l'ho finito, adesso c'ho quello azzurro da finire. E poi ne ho ancora due di ammorbidenti. Sempre io vi sto parlando della spesa, quella che avevo fatto, che poi ti restituivano il buono. Ecco, ho finito quello del bagno, ne ho ancora un altro e poi ne ho un altro da iniziare, dunque va benissimo. Carta
carta igienica, quella, questa qua l'ho presa al Carrefour, quella della Carrefour, quella che costa meno. Lo apro che così butto qua dentro. Così le divido già e le divido già quello che è nel cartone, quello che è nella plastica, che mamma mia, tanta plastica, tanta carta. Poi ho finito, cosa da mangiare, lo faccio vedere dopo, da mangiare dopo, da mangiare dopo, dopo. Ah, questa anche ve la faccio vedere dopo. Stavo guardando se avevo ancora. Ah, il profumo del bagno che devo assolutamente ricordarmi di prenderlo. Non c'è. Provavo a vedere se ce n'era ancora. E questo qua è stra buonissimo, ragazzi. Papaya, mamma mia, che buono che è! Buonissimo. Finito. Poi, come finito, tovaglioli, tovaglioli. Questi qua vanno via come il pane. Ah, poi ho finito il profumo, quello per la lavastoviglie. Cioè, l'ho svuotato perché sono due. Uno l'avevo messo, l'altro l'ho messo nell'armadio, che così almeno butto via la scatolettina. Poi questo è cibo, ve lo faccio vedere dopo. Cibo dopo. Ah, ecco lo sgrassatore che l'ho messo, ce n'era proprio il fondo, allora l'ho riempito nell'altra bottiglia, che sapete che io lo uso sia in bagno per la lavatrice per sgrassare, che sgrassa benissimo. Se avete macchiette di olio, sapete quelle macchiette che sulle maglie, sulle tovaglie, te le tira via in un attimo. Infatti io non uso sbiancante, non uso niente, io uso solo lui, anche con la lavatrice per togliere le macchie. La metto nella vasca distesa, spruzzo, lo lascio un attimo agire, poi dopo lo metto in lavatrice e viene uno spettacolo. Poi vi ho detto che ho sistemato gli armadi, ho fatto anche quelli del bagno. Allora, questa qui è una maschera, quella purificante, quella al carbone. Ecco, questa me ne è rimasta ancora un po', ma l'ho tirata via dalla scatola, così ingombra meno nell'armadio, così la butto via. Poi ho finito perché li ho riniti. Questi qua sono quei cerottini che si mettono per i brufoletti e ne avevo due scatoline. Allora li ho riniti, ce n'erano dentro solo due o tre qua e li ho messi nell'altra scatola. Questi qua li usa il Mati. Poi queste ve ne parlo bene bene, però le lascio per ultime. Allora ho finito lo shampoo e il balsamo, quello combo come dico sempre io, all'ananas, buonissimi. Adesso ne ho due nuovi da iniziare, però prima volevo finire un po' tutte quelle cose che ho in giro. Avevo dei campioncini di shampoo, dei campioni di balsamo, allora voglio finire quelle cose lì, così mi piace ogni tanto a me fare, sapete che mi piace svuotare un po' e avere tutto bello ordinatino. Ecco, e allora ne approfitto. Io sempre autunno, primavera, non lo so, penso proprio che sia la stagione che mi porta a queste cose qua. Poi ho finito due deodoranti. Il Mate ha finito il suo, questo qua, che poi non gli prendo più lo spray perché preferisce anche lui il roll. E questo qua è del Carrefour, buono, però lui dice anche lui che quello roll dura di più. Questo qua invece è il mio, il Dove. Sapete che io prendo di solito, prendo sempre il Dove. Quello che non lascia macchie sui vestiti bianchi o neri. Poi, sempre perché vi ho detto che sto finendo i shampoo e i balsami, ho finito lo shampoo, questo qua del Mati, questo qua della Claire, quello per la forfora, l'ho usato io, ma ce n'era proprio dentro solo per lavarsi una volta. E questo balsamo qua che è buonissimo, lascia un profumo strabuono, infatti lo ricompro. Tesori di miele, questo lo ricompro perché lascia un profumo strabuono sui capelli della Garnier, veramente, veramente, veramente buono. Ti lascia proprio un buon profumo sui capelli. Poi ho finito. Allora, non l'ho finito, non è che è finito, però l'ho tolto dalla scatolettina e siccome adesso inizia a fare freddo, dunque si tiene chiuso, ho iniziato a usare sia i profumatori che le candele. Allora, profumatore ho preso questo qua della Pur e questo qua è la Festosa ed è un misto tra incenso, cannella, buonissimo, mi piace tantissimo. Buono, se vi dovesse capitare, prendetevelo e secondo me, se vi piacciono queste profumazioni, questo è veramente buono e poi veramente si sente tanto. Se lo sento io qua che è grandissimo, cioè è perché si sente bene. Ho finito, sapete che io le creme così le apro tutte perché le finisco fino alla fine. Non ce n'è più. Questa qua era della Nivea, era ancora di quelle che mi avevano dato la Viviana.
Sapete quando mi aveva dato quelle scatole? Ecco, sono ancora i suoi quelli. Vedete. Poi vi parlo di questi prodottini che li ho presi in farmacia. È una linea nuova che hanno loro, della Ino. Questa qua, Ino. Allora, questo è un latte detergente. Poi c'è il siero. E questo qua invece è la crema. Io ho preso, allora vabbè, il latte detergente il più classico che c'è, perché anche loro mi hanno consigliato, usa il latte detergente, Cristina, non sempre l'acqua e sapone. Allora ho iniziato a prendere questo. Poi il siero, ho preso quello anche lì, il più semplice e normale che ci sia, perché non è che abbia chissà che problemi di pelle. E invece come crema ho preso quella apposta per le pelli che tendono a arrossarsi con il clima, nel senso che adesso che viene l'autunno e l'inverno, cosa succede a me? Uscendo fuori, stando tanto per strada, camminando tanto, anche in bicicletta, mi arriva addosso l'aria, la pelle mi tende sempre ad arrossarsi. Io ho questo problema, giustamente, come d'estate io mi abbronzo di più la faccia perché camminando tanto, stando tanto per strada, la faccia si abbronza di più e magari qua si vede poi proprio tutta la differenza perché giustamente questo pezzettino qua rimane più bianco. Non è che me ne importa tanto, ragazzi, sapete che io non è che sia proprio una fanatica, però anche loro me l'hanno consigliato e l'ho fatto che prendere. Poi mi hanno fatto lo sconto quello della ditta, così dunque va benissimo. E sono veramente buoni. Questa marca qua, Ino, se vi capita, non sono costosissimi perché non sono costosissimi. Cioè adesso non vi so dire proprio il prezzo di listino alla vendita, perché a me mi hanno fatto il prezzo e non ho, non, per vederlo dovrei, sarebbe da passare in cassa, dunque non lo so. Però a me logicamente mi hanno fatto lo sconto come dipendente e sono veramente sempre gentilissime. Adesso ho visto che il siero sta iniziando a finire, cioè proprio quasi in fondo. Allora adesso mi sembra che alla fine di novembre c'è la giornata di questi prodotti. Allora se ci sarà poi la giornata me li faccio mettere da parte tutti e tre, così li prendo tutti in una volta e ce li ho. Comunque questa è una buona, mi trovo la pelle veramente più morbidina, no? Per intenderci più e meno secca, la sento che la pelle è veramente diversa. Non è che ti può far ringiovanire, non ci credo che esista una crema che ti ringiovanisce, non neanche lo voglio pensare, perché non è così. Però sicuramente la pelle idratata ha tutto un altro effetto e ti fa star meglio anche a te. Poi adesso ho iniziato a bere, vi ho detto, questi famosi 2 litri che ne faccio una pelle, ragazzi, perché quando una non è abituata a bere, cioè che lo sta facendo per forza, poi verrà che diventerà un'abitudine come tutto, però ci vuole tempo, però vi garantisco che ne sto facendo una pelle. Comunque adesso questi poi li prenderò adesso. Per sicurezza è meglio che le tengo perché ho paura che poi non mi ricordo i nomi, così mi porto le etichette, è vero, potrei portarmi solo il pezzettino, il pezzo davanti. Boh, vediamo, tanto loro dovrebbero averlo segnato, ma certo, loro ce l'hanno segnato, non ho bisogno di... Loro ci hanno segnato quello che ho preso io. Fanno da sola, vedete? Come i pazzi, ragazzi. Adesso vi finisco di far vedere le cose mangerete. Vabbè, questa è la brasilena, perché ce n'erano 2 bottigliette, allora le ho tolte, che così le butto via e ne ha ancora voglia, ne ha ancora tantissime, perché ne beve una ogni tanto. E questo piace tantissimo a Matteo, è una bibita al caffè, dalla Calabria. Poi questa viennetta, ragazze, mamma che buona, mamma che buona. Questa qua è mamma troppo buona, biscotto e caramel, veramente ragazze, buonissima. Poi vi avevo detto che per Halloween avremmo fatto la cioccolata, quella al gusto di cocco, strabuonissima. Adesso ne sono rimaste ancora 2 bustine, non so se magari dopo Matti quando arriva facciamo merenda e le mangiamo. E questi sono quei prodotti che avevo preso, vi ricordate, in quel negozietto che adesso prima di Natale ci devo riandare. Poi ho preso i Mars, questi qua, mamma che buoni, sono dei biscotti con dentro proprio il Mars, buoni, buoni, buoni. Poi queste caramelline sono piaciute tanto sia al Mate che alla Vale, sono quelle della Ricola che avevo fatto vedere che le avevo prese, adesso le ho messe in un contenitore. Fiori di sambuco, buonissime, buone, 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 buone.
Perché le cicche cerco di non prenderle più, sia per me, per i matti, che per la Vale. Secondo me è meglio allora la caramellina. Poi questi baci, sempre presi in quel negozietto, al gusto di amaretto. Che buone, ragazze. Mamma, buonissimi. I maffi, anche questi, strabuoni, che erano quelli sempre che avevamo preso su quel negozietto, buonissimi. Quelli al mirtillo, buoni. Sono piccolini, sono proprio una piccolini, ma buonissimi. E questi, la morte sua. Logico che poi un mal di stomaco, un buco di stomaco a me mi viene quando mangio queste cose. Però sono buone. Però, infatti ho detto, fino a Natale adesso non si va più. E basta, adesso butto via questa cosa. Stiro, intanto mi guardo la serie, sto guardando la serie, ve l'avevo detto, quella dell'infermiera, quella che... praticamente procurava arresto cardiaco per salvare le persone. Allora, praticamente sta storia parla di sta tizia che lei fa questa cosa qui, ma non perché li vuole eliminare, no, perché li per poi salvarli, se non ho capito male. Però sono alla quarta puntata, dunque mi sembra che questa ne ha 9 e dunque sono, diciamo, a metà della storia, ecco. E niente, ragazzi, io vi voglio un sacco di bene, vi abbraccio fortissimo, ci vediamo al prossimo video.